tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi è arrivata di pochissimi minuti fa l'ultima immagine che Epic Games ci propone prima finalmente dell'arrivo della stagione numero 4 in Fortnite. Sappiamo ragazzi un po' di cose adesso riguardanti perlomeno l'uscita della nuova stagione, quindi del nuovo pass battaglia. C'è un counter, se non lo sapete ragazzi andate nella vostra lobby, nella sezione pass battaglia, e troverete un timer proprio che dovrebbe segnare adesso indicativamente 16/17 ore rimanenti. Sappiamo ragazzi quasi di per certo che questa tarda serata o addirittura questa notte vanno giù i server, ragazzi, li butteranno giù per poter fare tutto l'aggiornamento che dovrebbe essere appunto disponibile al termine del countdown, quindi si parla intorno alle 9, 9:30 di domani mattina all'incirca. Che cosa ci fa vedere ragazzi questa nuova immagine? Anzitutto è palese ragazzi, qua si sta un po' parlando seriamente, cioè ci sono meteoriti che hanno impattato nel terreno e che hanno rilasciato queste quattro nuove figure che guarda caso sembrerebbero i quattro supereroi che ci hanno rivelato nei quattro giorni precedenti. Ci sono in realtà tre skin, come potete vedere partendo da destra la prima e poi partendo da sinistra la prima e la seconda, che noi conosciamo, ma non capisco, non so se voi lo notate, quello lì in mezzo con gli occhi lucenti, cioè, che mi sembra Iron Man, mi sembra, nel senso, io non so se sia Iron Man, perché non può essere il Love Ranger, che è l'unico in realtà che ha gli occhi che brillano al buio, un po' come le robe che sbatti contro il muro che brillano al buio. Mi sembra che sia l'unica skin più particolare rispetto alle altre. Comunque ragazzi, veramente l'attesa è tantissima, si sta parlando in tutto il mondo di questa nuova stagione, è una cosa che ha veramente preso tantissimo i giocatori. Vi voglio dare due dati, ve l'ho già detto ragazzi, Fortnite è arrivato a guadagnare alla fine di questo mese quasi 260 milioni di dollari con un incremento del 73%, si è posizionato in cima a tutte le classifiche e tuttora detiene, oltre a un'altra valanga di record che già aveva, anche il record per il free to play più scaricato, il record per il free to play dove i giocatori si sono convertiti al pay to play, nel senso, quindi i giocatori che potevano giocare tranquillamente gratuitamente hanno invece deciso di investire soldi per in questo caso acquistare le skin, tutti i consumabili, tutte le cose che sappiamo benissimo esserci. Insomma ragazzi, la stagione numero 4 si sta veramente dando tanto tanto da fare, l'evento è alle porte e io vi ricordo ragazzi che dopo la live di questa sera delle 19:30 e dopo la pausa notturna ricominceremo domani mattina carichi e pronti per vedere tutte le news della nuova stagione. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ricordo un bel like, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati al 100.000% di tutto quello che riguarda Fortnite. Noi ci vediamo presto, ciao!